Va bene, mi pare, no? O no? Va bene, si sente bene. Chi è che parla? Va bene, sono io, sono Pippo. Ah, sei... Ah, ciao Peppino. Sì, sono io, sono Pippo. Sono Pippo Paolo, ti salutiamo dallo Studio 5 di Roma, da Domenica In. Ciao. Domenica In o Blitz? Domenica In. Ah, Domenica In. Come va? Bene, tu? Bene, come mai non sei venuto a trovarci qua? Ma, Sì. Ti spiego perché... Stacchiamo su Celentano. Sì. Sì. Abbassa un po' la musica, Gianfranco. Allora, dicevi? No, dicevo che io non sono mai venuto, non perché... Possiamo staccare la camera su Celentano, per piacere? Perché? Ecco, dai. Sì, la camera su di me è migliore, sì. Sì. Cioè, volevo dire che io non sono mai venuto a Domenica In, non perché ce l'avessi con te, come ha detto qualcuno. Anzi, e poi come si fa a avercela con te? Tu sei anche alto. Ma tu sei più forte, però, sì. E poi, fra l'altro, devo dire che, adesso detto così, invece tu sei uno dei presentatori e rappresentanti. Beh, rappresentante. Sì, ecco, rappresentatore. Ecco, tu sei uno dei rappresentatori, secondo me, che io stimo di più per la misura che hai. Io tante volte ti osservo dal mio televisore e dico, guarda quello lì come misurato. Dice tutte le cose con molta... Hai capito? E quindi io sono orgoglioso di te. Ti ringrazio molto, papà. E quindi volevo dire che io non vengo a Domenica In proprio perché Domenica In è una trasmissione forte. Tant'è vero che quando uno ha bisogno di reclamizzare un po' il proprio film, viene da te, fa vedere due immagini e il lunedì dopo il film incassa. Certo. Però io sono già forte senza Domenica In. Con la Domenica In dopo io, questa era la mia preoccupazione. Cioè che se diventi troppo forte? Sì. E allora? E allora, e dopo come si fa? Cioè, meglio allora essere un po' meno forti, che dice Pasqualino? Diciamo che è meglio restare così, ecco. Cioè non di più. Allora tu non fai adesso pubblicità al tuo film? No, non bisogna parlare di film, quale film? Ah, niente! Io non ho fatto film. Ah, non hai fatto film? Grazie, Adriano! Prego, chi è? Questa è la signora Carole Bouquet, la conosci? Sì, caspita, è simpatica, poi è bella e poi... Basta per il momento. Senti, poi c'è anche lo scimpanzé, c'è Renato. Sì, Renato. Cosa vuoi dire a Renato? Ecco, che ti sta applaudendo. Beh, Renato, devo dire che è quasi più simpatico di Renato Pozzetto, che è già difficile. Sì. Senti, e c'è anche Pasqualino. Pasqualino, cosa si può dire di Pasqualino? Pasqualino, secondo me, è come se fosse, oltre che un... uno dei miei tre registi. Gli altri chi sono? Pasquale. Beh, gli altri sono... io metto sempre una clausola, no? Nei film di Cecchi Gori. Dico, se io non mi dirigo vorrei fare un film o con Pasqualino o con Sergio Corbucci o con Castellano e Pippolo. Ah, va bene. E allora, Pasqualino, oltretutto, chissà perché, sembra un mio parente. Non riesco a capire il motivo per cui io sento questo affetto per lui, oltre che la stima per come gira e come... Poi dopo lo vedrete quando uscirà il film La ragazza di Trieste. Cioè, perché tu non parli del tuo film, vero? No. No. Ma noi allora, tu verrai a trovarci a Domenica In soltanto quando non ci sarà il tuo film? Sì, io ti posso promettere questo, che verrò a trovarti a Domenica In perché... Tu mi sei veramente simpatico, e per smentire appunto queste voci che si dicevano in giro, in un momento in cui io non devo né lanciare una mia canzone e né lanciare un film. Praticamente mai? No, e ci sono dei momenti morti. Venerdì Santo, che ti sarà? No, ci sono, durante... Se io per esempio, adesso vabbè, farò un film all'anno, non di più, perché sennò non ce la farei neanche, poi ho paura delle bastonate che arrivano da Asiago. Asiago, dove sta tua moglie, ho capito. E quindi, diluendo appunto il lavoro in questo modo, io penso di avere dei momenti così, dove io non,
mi riposerò un po' e allora verrò a trovarti e faremo uno sketch insieme. Senti un po', questa canzone che abbiamo ascoltato che cosa? Fa parte di un tuo 33 giri? Questo posso chiederlo almeno? No, no, niente, non puoi chiedere niente qua. Niente. Posso almeno chiederti di salutare il pubblico alla fine della trasmissione? Sì, questo, alla fine della trasmissione? Sì. Non so se sono ancora qua, però forse devo incidere, dato che io sto rifacendo questi due pezzi per la Germania, sì. Perché là non gli sono piaciuti molto questi arrangiamenti. Sì. Li hanno ritenuti, non so, o troppo moderni oppure forse... E quindi devo rifare questi due pezzi e allora non so, forse mi troverai che starò facendo il secondo pezzo. D'accordo, allora... Dunque, se per caso non ci dovessimo vedere, io auguro a tutta la gente buon Natale. Vabbè, grazie Adriano. Comunque noi speriamo che tu allunghi il periodo di permanenza lì nel tuo studio. Intanto c'è anche Renato che porta gli occhiali come te. Sì. Siete uguali proprio. Allora senti, ci vediamo più tardi? Sì, forse sì. Vabbè, ciao Bingo. Ciao Picco. Ciao. Ciao. Senti, sai perché ho detto ciao Bingo? Perché proprio stamattina è uscito sul Giorno di Milano, abbiamo abbiamo ritagliato il pezzetto, la vignetta fatta da Vermi, e c'è scritto, vedi cosa c'è scritto? Io Bongo, tu Baudo. Era proprio scritto e disegnata la vignetta da Vermi sul Giorno di Milano. Allora, abbiamo concluso questo collegamento con Adriano Celentano, abbiamo concluso l'incontro con Carol Bouquet, con Pasqualino Festa Campanile, con Renato e con il suo ammaestratore che si chiama Daniel. È stato un incontro molto simpatico per la presentazione di Bingo Bongo e mi auguro che Adriano stia con noi anche per la parte finale della trasmissione per salutare tutto il pubblico. Grazie Pasqualino. Grazie. Dimmi caro. Vorrei dire una cosa, che vorrei dare i miei auguri di Natale a questo paese che io amo molto e non è una bugia, che è l'Italia. Grazie caro. E tu Pasqualino cosa vuoi dire? Basta, sì. Mille film ancora, mille film, non cento, mille. Renato! Ciao, saluta il pubblico. Saluta il pubblico, dai. Saluta il pubblico. Applaudiamo. Andiamo dall'altra parte per piacere, per vedere i nostri concorrenti alla gara di Sanremo e per conoscere i risultati attraverso il centralino Sippi. Grazie Pasqualino, in bocca al lupo. Ciao Carol, ciao, arrivederci.